Andiamo, eccoci qui, regista, mi ha messo in contatto con il nostro ospite, un benvenuto ad Antonio Bellavista, ex capitano del Bari, è un piacere averti con te e un onore con noi. Ciao Antonio. Onore, onore tutto il mio, buonasera a tutti. Ciao Antonio, noi ci siamo sentiti ultimamente, ci siamo sentiti abbastanza spesso perché tu mi hai raccontato giustamente la tua storia, perché Sì. ci sono state varie vicissitudini e giustamente voglio che le racconti tu come le hai raccontate a me. Perché non ti è stato, a mio avviso, dato il giusto spazio e anzi, sei stato praticamente eliminato dal mondo del calcio in una maniera indecente e io voglio che tu ci racconti la tua storia. Ma io penso non solo io, diciamo, sono stati eliminati in maniera indecente, ma diciamo più di uno coinvolto in quei fattacci del 2011. Quindi io penso che nella vita uno può sbagliare, ma una seconda possibilità bisognerebbe sempre darla, anche perché sono passati 9 anni e senza entrare nel merito, e nel particolare se uno ha sbagliato dopo 9 anni, deve avere il diritto e la possibilità di rimettersi in Di potersi gioco. riscattare, Questo certo. sì, certo, perché insomma anche per il diritto a vivere e al lavoro, no? Certo. Quindi è normale che uno poi se sbaglia la seconda o anche la terza volta, e allora vuol dire che essendo recidivo, essendo uno che non ha la testa a posto, è giusto, giusto radiarlo dal mondo del calcio, così come dal mondo in cui lavori. Certo. Lo so, lo Quindi, diciamo, quando ci siamo sentiti e mi sono sfogato, era questo la mia rabbia, il mio rammarico, perché se dal punto di vista penale, diciamo, uno avesse sbagliato, avesse fatto un tentativo di omicidio o altro, a quest'ora sarebbe stato fuori, dal carcere dopo 9 anni. Invece, dal Sì. punto di vista sportivo, per pochi mesi, tra parentesi, sballati, uno viene radiato, insomma, per cui, anche perché lo fai in un momento in cui non pensi alle conseguenze, pensi che tutto sia normale, tutto sia naturale, e quindi magari sei anche superficiale nelle valutazioni, per cui devi dare una seconda possibilità. Come Certo, hai è ragione. stata comunque concessa a tanti altri, perché in A, ora senza, ripeto, io non ce l'ho con nessuno, perché sono contento che ci stiano. Perché allora è stata concessa la seconda possibilità, perché magari si sono avvalsi di avvocati più addentrati Certo, nelle chiaramente. storie, insomma, sportive, per cui tipo Masiello, Stellini, che fa il secondo con Conte, lo Eh stesso sì. Preziosi, cioè, insomma, ci sono ancora nel mondo del calcio. Non capisco perché uno poi che magari è stato portato per mano in tribunale da un avvocato che magari non è addentrato nei meccanismi della giustizia sportiva, magari debba pagare una vita. Certo, no, hai pienamente ragione, perché ricordiamo, tu sei stato fatto praticamente fuori da questo mondo da ormai no, 9 anni? Quanti anni sono? È il Questi? 2011, 9 era anni, giusto? 2011, 8 anni. No, 9 a giugno, 9, giugno prossimo, 9, giugno 9. 2009. Eh sì, perché era il 2011, quindi sì, nel 2020 sono 9 anni. 1 giugno 2011. Sì. 1 giugno 2020 sono 9 anni. Perfetto, intanto ci scrive un nostro ascoltatore per farti una domanda, Claudio, ci dice: Ciao Antonio, ritieni di essere stato l'unico ad aver pagato, molto caro la tua disavventura? O se pensi di non essere stato l'unico, chi altro ha pagato così tanto? Ma io non so come siano finite le storie degli altri, perché poi nel momento in cui mi hanno radiato, diciamo, mi sono allontanato un po' da tutti. Anche Certo. perché nelle varie udienze che ci sono state, ovviamente si faceva scaricabarile. Io poi non ho presentato nessuna delle udienze, e neanche il mio avvocato si è presentato, perché purtroppo per una serie di situazioni post-fattaccio, depressione e quant'altro, avevo lasciato un po' che le cose andassero come i magistrati volessero, insomma. Per cui ora sto riprendendo un po' la situazione in mano, anche dal punto di vista legale, per capire se ci sono i presupposti per chiedere eventualmente una grazia. Io ora non voglio parlare a nome di altri, perché non mi interessa, io parlo per me, Certo. e io penso che per quelle che sono le mie responsabilità ho pagato abbastanza 9 anni.
Beh, direi di sì, perché ricordiamo per chi non dovesse sapere la vicenda, tu come sei entrato in questo vortice e ti ha portato a questo? Cioè, in che ruolo avevi? Io non conoscevo intanto diciamo, la procura di Cremona, che poi diciamo il processo si è spostato a Bologna, per cui la procura di Cremona e Bologna pensano addirittura che io sia uno dei promotori dell'associazione Adelitma, insomma, che si era creata, ma ripeto, io non ho avuto modo poi di difendermi in maniera giusta, però diciamo che io non organizzavo un bel niente. Quello che non avevano capito, diciamo, il PM è che le partite erano dei combinati di per sé, insomma, noi, io o altri, tentavamo solo magari di coinvolgere gli atleti a cercare di prendere questi soldi da questo gruppo estero, che dava dei soldi su dei risultati combinati, ma io non organizzavo per niente, le partite erano già organizzate loro, dei giocatori. Anche perché, se poi leggendo i giornali, testate giornalistiche, internet, praticamente questi gruppi, avendo già accordato, cioè avendosi già, essendo preparate queste partite, no? Già accordate, minacciavano anche chi si ribellava, o sbaglio? A meno da quello, ma io questo letto, da quel che si legge, onestamente, non ho mai, non so di queste storie. Io so solo che loro, diciamo, no, si proponevano questo tipo di operazioni, che ovviamente non hanno niente di lecito, ovviamente qualche passaggio loro, io o altre più volte le abbiamo sbagliato, è evidente, però diciamo che nella fattispecie le responsabilità che ho avuto io non erano da radiazione, ecco, perché poi gli attori principali sono i giocatori, quindi certo, chi poi da fuori può stimolare, può proporre, non ha delle responsabilità, tantissime responsabilità rispetto a chi può va in campo. Certo. Tu all'epoca qual era il tuo ruolo nel calcio? Il mio ruolo, ero fuori, non giocavo, per cui avevo smesso di giocare. Quindi diciamo, conoscevo un sacco di gente, perché comunque... Beh certo, nell'ambito calcio italiano. Certo. Avevo parecchi agganci. Quindi loro si servivano di me per agganciare appunto i giocatori e cercare di capire cosa facessero la domenica, soprattutto sul finale di stagione. Certo. Senti, intanto ci scrivono altri due amici. Una in parte hai risposto. Andrea ci scrive: ciao Antonio, quanto c'è di vero e quanto è stato gonfiato dai giornalisti la tua condizione di accusato? Ma di vero c'è, cioè, la metà è vera, la metà è gonfiata. Cioè, praticamente sulle cifre, per esempio, ci hanno sguazzato, ci hanno giocato, perché se avessi guadagnato tutti quei soldi, ovviamente non starei qui a recriminare spazio e il ripristino, insomma, della mia attività. Per cui se sono qui è perché io in quella storia ci ho rimesso tanto, a livello di immagine, a livello economico, a livello di affetti. Per cui diciamo che è tutto falso quello che hanno scritto, anche perché quel gruppo lì io l'ho conosciuto veramente a marzo e i fattacci sono accaduti a giugno, per cui in quel lasso di tempo cosa vuoi fare? Cioè, secondo loro in tre mesi tu hai creato un mondo. Vabbè. Ma no, quel mondo era già esistente. Appunto, certo, dico, secondo loro lo hai creato tu in tre mesi. Era già esistente, era in mano al gruppo di Bologna, cappeggiato da signori, così come si evince da tutte le intercettazioni, tutto il cartaceo che è in mano a quasi tutta l'Italia. Per cui, diciamo, io sono subentrato dopo, mi sono stato invischiato dopo con le mie responsabilità, perché non voglio scaricare il sommità addosso a nessuno, perché io ho le mie responsabilità, e quindi certo, questi sono i fatti. Ma io, guarda, Antonio, leggendo sui giornali e anche quello che ha detto il signore ultimamente, lui ha rifiutato la prescrizione perché vuole anche lui dimostrare di essere innocente. Questo tipo ti posso dire, questo è uscito sui giornali in questi giorni. Ma io guarda, io non voglio giudicare chi, certo, poi come lui magari
dice di essere innocente o altro. Io dico che la verità è che uno deve fare l'uomo, ammettere delle responsabilità qualora ce ne siano, qualora ci sono stati errori. Io ammetto le mie responsabilità, non dico che sono innocente, perché me ne guarderei bene, perché quando uno comunque già invischiato qualcosa avrà fatto, no? Poi se vogliamo entrare nel merito, diciamo tanto poco, quello è da vedere, però se tu sei già dentro, sei stato coinvolto, sei stato preso, come si suol dire, con le mani nella marmellata, dire che sei innocente mi sembra un discorso abbastanza utopistico, certo. Per cui voglio dire, ognuno poi si assume le proprie, si deve assumere le proprie responsabilità. Sì, sì, no, lui, certo, lui ha rifiutato la prescrizione, ha detto voglio dimostrare, voglio dimostrare che sei innocente. È sicuro di dimostrare che lui è innocente. Ok, senti, altri, perché hai scatenato un po' i nostri ascoltatori, ci sono altre tre domande. Allora, intanto, appunto, a proposito di Signori, Flavio ci scrive: tu che rapporti hai al momento, cioè oggi, ad oggi, con Beppe Signori dopo quei fatti? Non ho assolutamente nessun legame con lui dopo i fatti accaduti nel 2011, se non che l'ho trovato dove lui era testimone, era un torneo di ragazzini che io alleno, e lui era testimone in questo torneo in Calabria, per cui ci siamo proprio salutati da lontano, ma non abbiamo fatto parola neanche. Ok, perché dopo ricordiamo anche cosa fai tu adesso, dopo lo andiamo a ricordare. Intanto Giuliana ci scrive: Antonio, se potessi tornare indietro, cosa non rifaresti? Domanda ma difficile. No, ma oggi dire cosa non farei è facile, no? Quello di cui stiamo parlando, no? Voglio dire, questa si chiama esperienza. Ora, andare a dire non rifarei quello sarebbe facile. Purtroppo in quel mondo calcistico lì sono entrato io dopo, già esisteva questo marcio, forse esiste ancora, io questo non lo so, perché io oggi faccio tutt'altro, mi interesso di altro, non voglio sapere più nulla, no? Certo. Per cui magari oggi è toccato a me, domani può toccare tra 10 anni a qualche altro, per cui il sistema, se esiste, è lì, e magari un domani toccherà un altro che sarà fragile in quel momento, come sono stato io, per cui quello fa parte dell'esperienza di vita di ognuno di noi. A me è andata male come esperienza, fosse andata bene probabilmente non mi sarei pentito e avrei continuato. Quindi questi errori servono proprio per farti crescere, e a me è servito per far capire, insomma, che qual era la strada giusta rispetto a quello che avevo, certo, che avevo, certo, intrapreso. Invece Lorenzo ci scrive, per cambiare discorso, dai, adesso ne abbiamo parlato, vogliamo parlare di cose un po' più leggere. Certo, la partita più bella che ricordi di aver giocato, visto comunque ne hai calcati di campi in Serie A? Ma è normale che la partita che ricordo con immenso piacere, quella, mi sa, la terza giornata che avevo marcato Zidane a uomo con il Bari di Fascetti. Bari Juventus. Bari Fascetti. Juventus Bari, sì. Poi con un mostro sacro come la terza giornata in Serie A mi è toccato, diciamo, marcare un giocatore scarso. A me mi arriva invece un'altra domanda da un amico di Bari, mi dice: com'era il tuo rapporto con Matarrese? Io Matarrese, mi dispiace, tra parentesi, non lo dico perché oggi è venuto a mancare, nel senso che non c'è più, diciamo, però la cosa, uno dei dolori che mi porto dentro è proprio l'aver deluso una persona squisita come Matarrese, perché magari l'aver contattato Masiello, avrei avuto a che fare con i giocatori del Bari in quel momento, che già di loro facevano casini, comunque per me è un dolore che mi porto dentro proprio per averlo recato a lui, perché come persona non lo meritava. Perfetto, sì, perché poi ne parlano tutti bene di Matarrese alla fine, quindi sì, una grandissima persona. Senti, invece il nostro collega Carlo, che sta in macchina tornato al lavoro, doveva essere qui, invece oggi mi ha lasciato da solo, il mio co-conduttore, e ci scrive: per Antonio, la partita che non sei riuscito a giocare ma che avresti voluto giocare. Guarda, per fortuna, diciamo che ho avuto la fortuna di giocare quasi sempre da quando ero un giocatore poco appariscente, però giocavo sempre, in qualsiasi ruolo giocavo, per cui per fortuna le partite che ho voluto giocare, avrei voluto giocare, le ho giocate, per cui non ho rammarico di non aver giocato partite.
Antonio, tu non se non sbaglio hai giocato anche insieme a Barreto l'ultimo no, anno? No, 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 Barreto okay, l'anno di Conte, io ero andato via. Ah, okay. Lui era andato via, sì, sì. Ok. E invece parlando, ecco, perché poi siamo quasi in pubblicità, l'ultima cosa, poi ti salutiamo. E, cosa fai adesso? Perché io so che lì a Bitonto hai una scuola calcio. Sì, io ho una scuola calcio a Bitonto, renumerata, con 200 iscritti. E ovviamente il non poter gestire la situazione in modo naturale, spontaneo, certo, essendo inibito, insomma, questo pesa. Io se chiedo, diciamo, di poter lavorare con i ragazzi, è proprio perché voglio avere il piacere di lavorare in modo sereno, senza inibizioni, senza problemi. Ok, certo. Allora l'ultima domanda e poi ti lascio, perché mi hanno scritto: quale giocatore pensi nel calcio attuale che ti somigli? Ma del calcio attuale, purtroppo oggi, per fortuna, no, purtroppo oggi è un calcio più tecnico e meno grintoso, per cui giocatori come me, Gattuso, ce ne sono meno. Ecco, oggi se devo fare degli apprezzamenti su un giocatore, un centrocampista che corre, dinamico, che fa gol, io direi Barella, perfetto. Perfetto. Allora Antonio, io devo andare in pausa, sai, i tempi radiofonici sono questi. Grazie mille, sei stato disponibilissimo, spero di averti fatto parlare, insomma, di questa faccenda in modo adeguato. E io vi ringrazio, siete stati gentilissimi. Grazie a te. Ti faremo avere poi il podcast. Sì, poi ti farò avere il podcast e tutto. E poi comunque, se vai sulla nostra pagina Non Era Radio su YouTube, puoi trovare la puntata intera. Okay. E poi ti volevo dire che quando avrai se agirai per cercare di essere riabilitato, faccelo sapere, tanto hai il mio numero, fammelo sapere perché rinterverrai. E poi se capiti a Roma sei il benvenuto qui in radio. Grazie. Va bene. Grazie, buon proseguimento. Grazie mille. Saluto a te a e buona grazie. Serata Antonio. Ciao, grazie, e andiamo in pubblicità. Non stai ascoltando la radio, stai ascoltando Non È La Radio. Avviso ai naviganti, avviso ai naviganti. Il mare dell'attualità italiana è in burrasca? Noi salpiamo lo stesso. Dal lunedì al giovedì, dalle 15 alle 17, Avvisa i naviganti. Un programma di e con Francesco Di Giovanni. Solo su Non È La Radio. Come si dice, siamo tutti...